Ciao a tutti, eccomi tornata con un altro video di quelli in cui annuncio gli esiti della manche del gioco che si svolge su Facebook. Quindi se non giocate o non vi interessa, mi dispiace perché è tutto qui. Invece se vi interessa sapere di che cosa si tratta questo gioco, di cosa consiste più o meno, vi metto il link del video in cui ne parlo per la prima volta nell'info box, così vi fate un'idea. Detto questo, oggi sono particolarmente contenta, è stata una bella giornata, anche se sono un po' in ansia perché domani Marvel ha l'intervento di... devono sterilizzarla, così piccola. So che è una sciocchezza, però sono un po' in ansia, quindi se mi vedete un po' così è per questo. Questa marcia è andata benino, bene, anche per me, quindi sono abbastanza contenta pure per questo, però vi farò l'aggiornamento peso mio fra 3 giorni dopo il temutissimo appuntamento col dietologo. E vediamo come andrà, speriamo bene. Comunque, certamente meglio dell'ultima volta in cui ho singhiozzato con lui. Comunque, va bene. Partiamo subito con l'aggiornamento peso. Parto subito. Oh, ragazze, questo devo farvela vedere subito. È per la prima volta, no, non è la prima volta, però tipo la terza in 12 manche. Ho i premi, poi vi faccio vedere alla fine. Però li ho già comprati, incredibile. Di solito li compro dopo una settimana che finisce la manche. Partiamo quindi con l'annunciarvi la classifica di questa manche. Al 13° posto si sono classificate le insalate miste, che non hanno perso niente, anzi hanno preso qualcosina. Vabbè, capita, dai ragazze, ora ci tireremo su. Al 12° posto ci sono le ciccia stop, che anche loro non hanno perso niente, anzi hanno preso qualcosina, roba come 2 etti, in media. Però ho notato che le ciccia stop, molti componenti si sono eliminate questa settimana, in questa manche, e quindi immagino che quelle interessate sono rimaste e gli altri se ne sono andate, o comunque quelle che non potevano seguire la dieta se ne sono andate, e quindi vabbè, immagino che la prossima settimana andrà meglio perché rimangono soltanto quelle che vogliono veramente dimagrire. Ora elencherò dall'11° alla prima posizione, chiaramente, ci sono le ragazze o comunque le squadre che nella media hanno perso qualcosina. Quelle che hanno perso di meno, che si sono classificate all'11° posto, sono le muffin, che hanno perso 0,01 kg, quindi neanche un etto. Però insomma, è sempre meglio perdere 0,01 che prendere 0,01, quindi complimenti. Al 10° posto si sono classificate le profiterol, hanno perso quasi mezzo chilo a testa in media, 0,47. Al 9° posto le meringhe, che hanno perso 0,52, quindi mezzo chilo a testa, quindi complimentissimi. E poi all'8° posto si sono classificate le vitasnella, che hanno perso 0,57, quindi risultato di tutto conto. Al 7° posto si sono classificate le ciocco banane, che hanno perso 0,7, quindi 7 etti, che secondo me è tanto, cioè nel senso è un buon risultato. Al 6° posto si sono classificate le cookies che hanno perso 0,76 kg a testa, quindi 700 grammi a testa circa. Al 5° posto si sono classificate le amazzoni, che hanno perso 0,85 a testa, e quindi quasi un chilo, complimenti veramente. Al 4° posto, yeah, la adiposeria, al quale ho contribuito miracolosamente, che abbiamo perso un chilo di media testa, quindi wow, evviva, siamo quasi sul podio, porca vacca, noi abbiamo perso un chilo. Al 3° posto invece ci sono le morositas, che hanno perso 1,01 kg, neanche 100 grammi in più di noi, peccato. Comunque complimenti alle morositas, che hanno perso anche loro un chilo a testa, di media. 2° posto, bravissime le pagnottelle, che hanno perso 1,12 kg a testa, quindi 1,1 kg. E come al solito trionfano nel nostro gioco le patatine, che hanno perso 1,2 kg a testa, in media testa, quindi complimentissime le patatine. Andiamo subito a vedere quale delle patatine ha vinto il premio. Allora, Francesca ha perso 0,9, quindi quasi 1 kg, complimenti. Veronica è rimasta invariata. Gloria ha perso 2,4, complimentissimi, ti avrei citata alla fine fra tutti quelli che hanno perso più di 2 kg, ma ti faccio complimenti già che ci siamo qui. Lo stesso vale per Valeria, la caposquadra, anche lei ha perso 2,4, quindi complimenti. Giorgia ha perso ha preso 0,5, vabbè dai, capita. Guia, che ha perso 0,1, e infine la vincitrice di questa manche, Olimpia, che ha perso 3,1, che è tantissimo, veramente tantissimo.
Ok, no, nel senso, non è una roba non salutare perché alla fine sono 3 settimane e Olimpia mi pare che sia una delle 9 arrivate, quindi è normale che appena cominciata la dieta uno perda più velocemente nelle prime settimane, quindi 3 kg ci stanno. Ora guardiamo tutte le altre partecipanti al gioco, a prescindere dalla squadra vincitrice delle patatine, per vedere chi si merita i complimenti, anche se io dico così, però tutte quelle che hanno perso anche 0,1 si meritano i complimenti, perché se ragazzi è sempre meglio perderli che trovarli, sti etti, eh. Quindi, fatta questa premessa, faccio i complimenti della squadra delle Ciocobanane a Giorgia che ha perso 3 kg, quindi complimentissimi. Poi a Roberta della squadra delle Vite Asnelle che ha perso 2,5 kg, bravissima, complimenti. Poi alla squadra delle Meringhe faccio complimenti a Katia che ha perso 3 kg, una nuova arrivata mi pare, sì, che ha perso 3 kg, complimenti Katia. Nella squadra delle Amazzoni faccio i complimenti a Simona che ha perso 2,5 kg, 2,5 kg, quindi complimentissimi a Simona. Nella squadra delle Profiterol faccio i complimenti a Daniela che ha perso 3 kg, altra nuova arrivata, complimenti Daniela. Poi nella squadra della Tifoseria faccio i complimenti a Valentina che ha perso 2,1 kg. Nella squadra delle Bagnatelle faccio i miei complimenti a Sabrina che ha perso 2,5 kg e a Gaia che ha perso 2 kg, complimenti entrambe. E infine, seconda vincitrice di questa manche, cioè la ragazza che ha perso più chili a prescindere dalla squadra vincitrice, è nella squadra delle Morositas ed è Anna. Quindi, ricapitolando, le due vincitrici sono Olimpia della squadra delle patatine e Anna della squadra delle Morositas. Ragazze, vi chiedo per favore di mandarmi il vostro indirizzo per farvi spedire un pensierino da parte mia. Ragazzi, si tratta sempre di pensierini, io non mi stancherò mai di dirlo, sono solo pensierini. Allora, e per una volta, vi dicevo all'inizio del video, li ho già comprati ed è un miracolo. E potete scegliere quello che preferite. Allora, la prima che sceglie è Anna perché è quella che fra gli due ha perso di più. Anna, puoi scegliere se preferisci che io ti spedisca un rossettino di quelli in penna, quelli che sono a lunga tenuta. Io ho scelto due colori, uno inusuale, abbastanza non scuro, però particolare. E uno un po' più sul classico. Ok, ora per farvi vedere i colori, io spero che sia a fuoco, ora non vedo il display, quindi spero che siano a fuoco. Comunque, giusto per capirci, ho scelto questi due colori, questo qui e questo qui. Quindi un rosso proprio rosso rosso, cioè rosso, e un violetto, cioè un prugna. Chiaramente io ho fatto il colore, cioè ho scelto di farvi vedere il colore più intenso. Se fate una sola passata non verrà fuori questo prugna intenso, ma un color prugna molto molto più tenue. Quindi Anna, ricapitolando, puoi scegliere o uno di questi due rossetti che stanno a lungo sulle labbra, come si chiamano, a lunga tenuta, oppure, se preferisci, la base per ombretto della Essence, questa qui, io non l'ho mai provata, però ho sentito parlare un gran bene, insomma, questi qui non li ho mai provati pure, però li avrei voluti comprare per me e allora ho deciso di prendere, sono solo pensierini, lo sapete, non costano quasi niente. Soprattutto questo, però insomma è un pensierino simbolico per farvi vedere che apprezzo quello che state facendo, apprezzo l'affetto che mi date e non volevo fare, non mi piacciono i giveaway, quelli con i commenti sotto, mi sembrano solo per prendere un sacco di commenti, non lo so. E Olimpia in seconda battuta mi dirà quale delle tre cose preferisce. Se scegliete la stessa cosa, Anna avrà la scelta primaria e Olimpia comunque sceglierà fra le altre due rimanenti. E spero di essere stata chiara. Vi ringrazio per aver partecipato, non solo le due vincitrici, ringrazio tutti per aver partecipato a questa manche. E da quando mi è stato spiegato come si usa Excel, da Guglia è tutto molto meglio, tutto molto più semplice per me. Quindi non posso non ringraziarla, grazie mille. E vi ringrazio tutti, vi auguro un buon inizio di settimana visto che è lunedì. E vi mando un bacione. Alla prossima, ciao!